Adesso però cambiamo argomento, passiamo a parlare di sport, ma di uno sport particolare, perché si è tenuta la Mille Miglia nei giorni scorsi e noi ce la siamo fatta raccontare niente meno che da Sir Stirling Moss, quel pilota che ha tuttora il record di velocità in questa gara. Sentite come ce la racconta. Su 300 SLR ha una media di 157 km, un nuovo quasi incredibile record, 10 ore e 7 minuti per 1000 miglia. Ho iniziato a guidare a 15 anni, una Morgan a tre ruote, che in realtà si poteva guidare a solo 16 anni. Da allora non ho più smesso e ho iniziato ad andare sempre più veloce. Ho guidato tante macchine diverse, più di 180, ma quella che mi è rimasta nel cuore è la Mercedes 300 SLR, in assoluto la migliore auto sportiva mai costruita. Era potente e molto veloce, ma soprattutto era l'erede sportiva di una vettura che ha fatto sognare intere generazioni, la SL Ali di Gabbiano, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 60 anni, rinnovandone il mito. Mercedes aveva anche i motori migliori, non si rompeva mai. Abbiamo perso soltanto una corsa, per il resto le abbiamo sempre vinte tutte. La casa di Stoccarda era incredibilmente avanti, già nel 1955. La mia SLR era davvero fenomenale, si riusciva a vincere senza faticare troppo. La SLR montava un alettone nella parte posteriore. Quello che non avevamo realizzato all'epoca era che quello spoiler ci dava una spinta verso il basso, il downforce, un concetto che a quei tempi ancora non esisteva. Quando correvano su un circuito veloce, per esempio a Le Mans, specialmente all'altezza della curva della Casa Bianca, potevamo alzare l'alettone che istantaneamente rallentava la macchina e la spingeva verso il basso. Questo ci consentiva di frenare all'ultimo secondo e avevamo una tenuta di strada migliore. Penso che la 300 SLR sia la macchina che ho sempre sognato.